casa, dolce casa. Ecco, non c'è nessuno oggi. Ha piovuto fino a un secondo fa. Libero Ginjok. Siamo arrivati! Adesso faccio avanti e indietro, credo 10-20 volte dalla macchina, perché non si può arrivare qua con la macchina. Porterò tutta la roba. Spero di riuscire a portare la barca in banchina. L'avevo allontanata veramente tanto. Allora, questa è solo una minima parte della roba che ho in macchina. Ho già fatto due viaggi. Per quanto io abbia una forza sovrumana, non ce la faccio. Ho preso in prestito questo barchino che ho trovato qua sul molo e mi butto sul barchino. No, ma io, cioè, come faccio a mettere a posto? Ho già messo via un sacco di roba, giuro! Però è ancora tutto qui, è tutto in mezzo! Insomma, io con le grazie ci sono particolarmente legata, velicamente parlando, nauticamente parlando, perché qui ho comprato la mia barca My Fenrai, qui ho preso la patente. Non ho cominciato qui, il mio primo corso l'ho fatto all'Isola d'Elba, però qui, diciamo, come si può dire, l'epoca adulta della barca a vela, ho consolidato. Ho fatto la mia prima uscita in solitaria. Ecco, questa è la prima volta in cui Ginjak sale sulla barca. Saliamo. Topico, e non è un gioco di parole, un momento gattico. Eccolo qua. Benvenuto, Ginger. Ecco la nuova casetta. Ti piace? Che vento. Ginger. E adesso sono qui, tornata alle Grazie, è proprio un'emozione prustiana, è la mia Madeleine. Ho preso la patente nautica con Arcangelo Vela Giovane, che ha le barche, non so se si riesce a vedere, insomma, comunque là. Eccolo qui, il molo di Arcangelo. Io sono esattamente dalla parte opposta. Guardate, uno squarcio di cielo azzurro. Dopo la pioggia viene il sereno. No, 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 l'arcobaleno. Vabbè. Però guardate che nebbione là. Comunque, adesso pioverà per 3-4 giorni a fila. Io ho ancora lo strigio che perde. Ci ho messo un telo sopra. Adesso si sta anche bene. Domenica sono previsti nel Mar Ligure fino a 68 nodi di raffica. Sono non preoccupata, però sono emozionata, un po' tesa, un po' friccichina, come si può dire, un po' emozionata di partire così d'inverno, di fare una lunga navigazione invernale, cosa che così lunga non ho mai fatto d'inverno, non vedo l'ora, anche perché poi dall'anno scorso ho messo il webasto, potrò stare al calduccio. Che freddo! Sì, il webasto c'è, ma ci sono spifferi da tutte le parti. Resist, prove che tu exist. Prima non sarebbe stato proprio possibile fare una lunga navigazione invernale.
sono troppo freddolosa. Guardate Gingio. Gingiocchina, eh? Ma quanto ti piacerà il vento? Gingio, ti metto il barchino, eh? Dai. Ecco, vai, sali sul barchino. Gingio, non vuoi scendere? Eh? Dai, vieni sul barchino. Che ti importa del barchino? Te fai un balzo. Ma che bravo che sei, micio. Sei tanto bravo, eh? Ed ecco cosa fa Gingio che appena sale in barca. Ha smesso di piovere dopo mercoledì, giovedì, venerdì. Oggi è sabato, ragazzi. 4 giorni praticamente ininterrotti di pioggia. Un casino qua, non sono riuscita in questi giorni a mettere a posto l'attività. Cioè, in realtà ho messo a posto un casino, giuro. Ma non si vede. Cioè, è più incasinato di quando era incasinato. Però non è incasinato, nel senso, è meno incasinato. Sembra più incasinato, ma in realtà è più messo a posto. Adoro questo stradello per andare in barca, perché in primavera sprigiona dei profumi qui. Ci sono non so che fiori. Quello è il Varignano. La mareggiata ha allagato tutto qua. Guardate, io di solito passo di qui a piedi e ha allagato anche qua. Il passaggio segreto, ragazzi. Le Grazie è un posto famoso perché ospita moltissime barche d'epoca, famose e belle. Una delle barche più grandi e famose di queste è l'Orion. L'Orion è una barca molto grande, molto bella. Il Meltemi mi sembra mi avessero detto che fu di Agnelli. Non è a vela, è a motore. Sembra un po' quelle barche che vanno sul Nilo, no? Pronti a babordo? Fuoco! Zia che terezia, a me gioca l'anca, è la queladeria. Devo chiedere a qualcuno che sa. Benché mio nonno fosse ligure, genovese per la precisione, non so parlare il ligure, un po' l'accento, vabbè. Men che meno lo spezzino, men che meno il graziotto. Quindi non so leggere questo. Scusi, lei sa leggere quello? Perché io lo leggo sbagliato. Non è che me lo può dire. Come si pronuncia? Cioè, il dialetto è zia che te rigia. Zia che te rigia. Ah, gira che ti rigira sarebbe. Sì, sì. Ah, zia che te rigia, a mezzo calanca. La migliore calanca. La migliore calanca è quella delle Grazie. Grazie. Perché le Grazie si chiama Ria? Dialetto. Ma perché Ria? Il fatto che gira praticamente. Il golfo è fatto a ferro di cavallo. Vengo qui da una vita, ma non ho mai imparato a pronunciare questa frase. Mi fa piacere così ogni tanto parlo il dialetto, perché io da bambino ho sempre parlato il dialetto. Ah sì, eh? Qui da bambini. È nato qua? Sì, sì. Ci va in barca? Ora no. Ce l'ho la barca, ma è da qualche anno che è a terra. Poi adesso a motore? Sì, a motore. Magari andavamo d'estate, andavamo fuori Porto Venere, dietro, ai neri, allora facevamo così dite, le arsele. Che buone! Le patele e più facevamo le lumache di mare. Ma erano lumachine così, ma ci facevamo il sugo. Mm. Veniva fuori un sapore che... Siete tutti marinai qua? Qui era il paese dei palombari.
Io ci ho passato la guerra qui, bombardamenti, va bene così. Bombardavano anche qua? Come no? Lì davanti, dalla punta del Pezzino, no, dove si arriva alle Grazie, sino al Varignano, sì, c'era uno sbarramento che mettevano con dei cilindri e sotto c'era una rete che la aprivano e dentro entrava un incrociatore e poi chiudevano perché avevano paura che arrivassero i sommozzatori estranei e andassero a mettere le bombe sotto. In genere c'era un signore anziano che si metteva lì in mezzo al golfo lì, e scavava con un'asta lunga, un salaio, con la rete, cava, tirava sul fango e faceva i tartufi. E noi chiamavamo i ciappon. I ciappon? Ma no, i tartufi non sono quelli... Tipo le arselle, però sono sì, più grossi. Ma non sono quelle lì che si fa, sono dentro le rocce, non sono quelle? No, quello sono i datteri. I datteri, ecco, sono quelli che sono vietatissimi, giusto? Sì. Difatti, le dico questa. Io non ne ho mai mangiato neanche uno, sa? Io l'ho mangiato ripieni, si figuri. Erano grossi così. A quei tempi, vedi, lì davanti c'è quella rotonda, no? Sì, 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 sì. Cosa c'era lì? Quella lì, prima la banchina era un po' più stretta, la strada, vabbè. Arrivavano, perché andavano fuori con le barche, no? Andavano a remi allora, eh? Andavano giù e raccoglievano delle pietre più o meno di una certa grandezza e poi qui col martello e scalpello rompevano tarocchi e tiravano fuori date. Durante quasi sul fine guerra, quando i tedeschi si ritiravano, allora hanno preso tutte delle navi che erano ormeggiate dentro il porto, le hanno portate nella diga, hanno messo delle bombe e le hanno fatte. Erano affondati lì, per vietare che entrassero le navi americane dentro il porto. Mi stava raccontando un po' di... L'ho fermato per farmi dire come si pronuncia bene, questo che non... Lui è... Che... Ciao. Allora, beh, grazie mille dei racconti, sono stati bellissimi. Grazie, ciao. Grazie mille. L'ho fatto fare, quando ho fatto la faccia. Lo so che è casa tua questa. Zia Cateresia mi gioca l'anca a quella di Rias, ma come significa, allora, sai qual è? Vediamo, sì, allora gira che ti rigira, la meglio calanca è quella delle Grazie. La migliore insegnatura è quella di quella calanca. E dimmi un po' se la pronuncio bene. Allora, sì. Zia Cateresia a meglio calanca è la quella di Rias. A lei quella di Rias. A lei. Zia Cateresia. Aspetta, prima te lo dico io, poi così almeno lo dice la volta sua. Allora, zia che Teresia a mezzo calanca a lei quella deria. Zia che Teresia a mezzo calanca a lei quella deria. Perfetto, sì. Allora, non l'ho mica detta una qualsiasi, per quello che t'ho. C'è questa bella. È giovannino allora, qua. Te magari no, ma tua moglie sì, era la protagonista di 100 vetrine, no? E con questo aiuto tutto. Ma la protagonista vuol dire la numero uno. La cattiva, no. Ma cattiva non sono. La più bella. Grazie.